Voi ormai mi conoscete, faccio video su YouTube da praticamente 7 anni, ormai siamo come fratelli. E di video sul canale mentre ero spettinato ne ho fatti. Però questa mattina mi sono svegliato veramente in una maniera. cioè mi verrebbe quasi da. Oddio! Diventi praticamente il figlio di Eminem, però non devi più preoccuparti dei tuoi capelli, raga. Questo video lo faccio così. E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video Reaction che mi avete consigliato voi Lo sapete che le reaction sono informali, mettiamo i cappelli, tiriamo in mezzo tutti, commentiamo i video che guardiamo e ci divertiamo tutti insieme Detto questo, lo sapete, oramai reagisco solamente a dei video che mi consigliate voi Perché voglio che si crei un po' questo spirito di voi che consigliate cose a me e io che a mia volta le mando in giro a tutti È un contagio il video è di Strange Parts. Oramai praticamente sta mantenendo lui il mio canale a furia di fargli reaction. In teoria, a giudicare dal titolo, perché io questo video non l'ho ancora visto, è andato a visitare una fabbrica di iPhone in Cina, principalmente dove fanno batterie. Il video è un po' vecchiotto, 6 gennaio 2020, dura 28 minuti, quindi io direi che posso anche starmene zitto, tirare fuori le mie cuffie da reaction, che adesso si fa una matriosca, praticamente le cuffie sopra il cappello non sento praticamente niente. E quindi direi: ricordatevi che in questo video non sono più Black Geek, ma sono il figlio di Eminem. Non perdiamo tempo e vediamo cosa ha da dirci Strange Parts questa volta. Today we're going to find iPhone batteries are made from start to finish. I'm here at the Pinson Battery Factory in Shenzhen, China. They make aftermarket replacement batteries for iPhones like this one. They also make a tons of other types of batteries. They... Ok, non è proprio una, una fabbrica di Apple, è una fabbrica che crea batterie di ricambio per gli iPhone. Incredibile. Cioè, viene mostrato da zero il procedimento di creazione di una batteria. Guardale! Comunque ho aggiunto i sottotitoli perché qualcosa mi dice che ci saranno molte spiegazioni a livello chimico che io potrò capire fino a un certo punto. Lo sapete che a scuola in una verifica di chimica ero riuscito a prendere uno e mezzo. Che razza di voto è uno e mezzo? O mi dai uno o mi dai due? Non mi dai uno e mezzo. Very simply, lithium ion batteries are made out of two sheets of aluminum, a cathode and an anode, coated with two different substances. On the positive side, the cathode is lithium cobalt oxide, and on the anode side, the negative side is graphite. There are two identical factory lines here for adding that coating on the aluminum sheet. Questa è la parte catturale, dove c'è il litio. Questi giganti mescolatori dietro a me stanno mescolando l'oxido di cobalto di litio con un agente binding e un agente Cioè, praticamente, per ora utilizzano delle gigantesche, non so, betoniere, <laughs> come se lo fossero, per mischiare una soluzione che poi viene addirittura pompata tramite dei tubi perché faranno delle quantità molto grandi, suppongo. Mi sembra di guardare Breaking Bad quando gli danno il laboratorio nuovo. Mi sembra di andare a lavorare in questo momento. Quella scheda va attraverso una serie di sotto questa piattaforma

Si sta facendo una doccia d'aria. Ah, è tipo per pulirsi, cioè visto che a quanto pare aveva della polvere addosso, l'ha detto lui, si è fatto una doccia d'aria per pulirsi. Uh, that might be a Guardate quanti controlli di sicurezza fanno, ragazzi. Perché effettivamente distribuire delle batterie è una grandissima responsabilità. Cioè, abbiamo visto tutti cosa succede alle batterie quando non le tratti bene. Se non sono trattate bene nemmeno in fase di creazione, è un problema. I show you one thing real quick before we go to the next step: that's as far as I can bend over this part is too short. Non si può piegare più di così perché gli è andato un camice troppo corto. Oh, wow. Okay, this is easily the coolest machine che have mai visto in any factory. Oddio, Sembra fatta di okay, lego, ragazzi. So... perché effettivamente se ci pensate, abbiamo prima visto come producono lo strato catodo, poi l'anodo, però ora li devono mettere insieme con un isolante in mezzo e questa macchina, con un gioco di pistoni incredibile a quanto pare, fa proprio questo. A spiral of two, two material sandwich together. Esatto, come se fosse un sandwich, vedete, lui la fa semplice. Quindi questa macchina sostituisce chissà quanti dipendenti. Con questa macchina noi possiamo fare tutto, non abbiamo bisogno di un laboratorio, può fare tutto lei. There is a brush removing the dust, quindi questa macchina non solo crea, ma controlla anche, fa i controlli di sicurezza, c'è cioè un pennello che rimuove lo sporco, che rimuove la polvere dalla batteria. Ah, guardate, guardate, guardate tutte le batterie che vengono prodotte, vedete escono da qua e penso che a questo punto vadano solo Ricoperte, tra virgolette, di un materiale isolante, ovviamente, guarda come le rolla. Incredibile, bellissimo, Can you hear this in my Wait for it. cioè, comunque, questo è un smr incredibile. Si dovrebbe fare veramente un smr con tutti i suoni di questa macchina, sarebbe fantastico. Ecco qua le impacchettano praticamente: aluminum okay. so package, package on the outside. And, uh, and a heat yeah, le sigillano con il calore, raga. Io mi c***o addosso. Io mi immagino se uno prende esattamente questo braccio, questo qua che la sta pressando, manomette la macchina, fa un sabotaggio e fa in modo che pieghi tutte le batterie che passano di lì. Proprio che le prendi e le pieghi, salta in aria tu ma tutto, ma tutto. I've not seen anything quite this automated before. Cioè, guarda quanto è grande questa macchina, è incredibile. Non ho mai visto così tante batterie, batterie tutte insieme. That... Ah, beh, ovviamente tutte le batterie sono scariche, quindi vanno caricate per la prima volta e c'è un meccanismo che le pressa mentre le carica per la prima volta perché altrimenti diventano squishy, quindi gelatinose mollicce. Ecco, quindi è qui che non le devi piegare, perché finché sono scariche le puoi piegare. Se dopo averle caricate, non so, succede qualcosa e tutta questa linea qua si piega, quella fabbrica non esiste più. 2 hours to charge the batteries up to 50% and that's all they charge them to at this step. The next step is to Ah, le fino al 50%, non 100. Brutti, infami. Ovviamente in questa parte più chiara è dove praticamente tutta l'aria in eccesso della batteria è stata drenata. Insomma, è dove è andata tutta l'aria in eccesso, va fatto uscire tutto il gas, dopodiché, in questa parte qua la si sigilla con il calore e si taglia questa parte più chiara, che è quella in eccesso. Ed effettivamente così sembra una batteria a tutti gli effetti. Guarda quante batterie! Ma dammene una! Batteries are now at 50% charge, but we gotta bring them all the way up to 100% and then discharge them. to see what their actual capacity is these are a bunch of shelves that all have the batteries hooked up to their own individual clip positive and negative kind of special they have a giant pad in back that's where the actual charge or discharge current is happening and then they have a little voltage sense pad up front and that gives a, an accurate voltage measurement While they're charging or discharging. Tutto il processo in cui dal 50 le portano al 100, dal 100 allo 0 e poi le ricaricano dura 7 ore. Perché ovviamente qui non hanno la ricarica veloce, devono caricarle piano, con calma. E poi le metto in storage per 5 ore. Quindi i primi 3 ore sono a high temperature. Secondo, ah le testano anche Tipo le metto in una scatola molto calda Dopo in una scatola molto fredda E vedono cosa succede Ma infatti quando io ho fatto saltare in aria il mio iPhone In realtà non era un errore Volevo testare la qualità della batteria E si è rivelata essere molto scadente Visto che mi è esplosa in faccia Una scatola piena di batterie Eccola La prossima cosa logo Ah, vabbè, adesso fanno la parte semplice. Le marchiano, ci stampano sopra il logo. Here is the silk oh, silk. No, incredibile! Ho appena visto la cosa più bella del mondo. C'è uno stampino, silk praticamente. Screening. Si può mettere ad una velocità più umana? Ci applicano uno stampo e la vernice passa. E ovviamente essendo lo stampo bucato rimane quello che vogliono loro sulla batteria Bellissimo, questa cosa è non soddisfacente di più so Cioè c'erano pure i robot che la girano, capito? Lì c'era una persona ma non lo fa lui, lo fa un robot, la prende e la gira Questo ragazzo ha un QA, quindi sta controllando ogni batteria su tutte le To make sure that the is ma come fai fare tutto a un robot? E poi c'è un povero Cristo che deve prendere ogni batteria e se la deve controllare. Ma scusa, se lo stampo è quello perché stai leggendo? Cioè, al limite assicurati che la vernice ci sia, ma se c'è la vernice, bomba, non può esserci un errore di stampa, se non stai stampando, è un timbro, è sempre quello. Controlla se c'è la vernice in tutti i punti. E amen, butta via. Bellissimo, che se la fa passare il robot, però rivediamolo. Io prima di morire voglio fare una cosa del genere, voglio fare un video in cui mi faccio passare una batteria da un robot così. Battery Management System, the BMS. Onto the cell, come like Ah, ovviamente. Questo è interessante. Fino ad ora la batteria è una batteria stupida. Nel senso che non ha un microchip, non ha una parte di computer che possa comunicare con un'altra macchina, è una batteria e basta. Adesso ci attaccano, diciamo, tra virgolette, il cervello. La rendere una batteria intelligente che possa interagire con uno smartphone. Anche per la sicurezza è importante aggiungere questo piccolo pezzo di tecnologia. So, this is the part where we're actually attaching the BMS. onto the battery lo aggiungo, ma, a, lo in 5 secondi incredibile. ta 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 pazzesco. some of the things in here are just ingenious and, and so simple yet do something that ends up being super complex Insieme sì, infatti, perché queste macchine comunque non, cioè non. è che tu le compri. Sono macchine che devi progettare apposta per questo scopo. Pensa a chi ha progettato la macchina di prima, quella tutta automatica che crea la batteria, proprio grezza, la controlla. Cioè, ci vuole una mente geniale, è un'opera d'arte. A modo suo è sicuramente un'opera d'arte. Sì, Ah, allora vedi che sono pronti perché effettivamente mi chiedevo raga se qualcosa se succede qualcosa e c'è un cortocircuito. Adesso a parte le battute loro rischiano veramente, infatti sono qui pronti con l'estintore comunque. This is if a battery catches fire and you need to put it out. Yes. I got it. How often does that happen? For me it's rare, you can have a fish we handle, sometimes something like. tutta Due o tre volte al giorno capita che una di queste batterie prende fuoco Alt Il video intero dura 30 minuti Quindi non voglio rubarlo tra virgolette completamente E lucrare tra virgolette sulla totalità del video Il concetto della reaction è di estrapolare una parte del video E ritrasformarla in un contenuto mio Quindi se volete vedere la totalità del video Cosa succede da ora Vi invito a guardare il video originale che troverete in descrizione Anche ad iscrivervi al canale di Scott Perché è veramente molto interessante Io faccio un salto direttamente agli ultimi minuti Yes Is an box cioè è tutto automatico anche quando le mettono This nella scatola. Of of Addirittura c'è il sigillatore, guarda come lo chiude. Sembra la zampata di una tigre, guarda come lo chiude. Rivediamolo: um. Boom, bellissimo. E questo è di un iPhone 7 Plus. Peraltro, ho bloccato proprio quando stava dando la zampata. Il colpo di grazia finalmente prendiamo le boxe piccole, e le in medium boxes. And then we put the medium boxes Incredibile. In e of course, they're scanning barcodes all along the way so that they know what Questa cosa ti fa seriamente pensare: però, cosa c'è dietro un prodotto che noi compriamo da su Amazon al supermercato, nei market, quello che volete. Perché veramente ti permette di raggiungere dei livelli che solo con un aiuto umano non, non potresti mai avere. È incredibile. Quando me l'avete consigliato, sono andato subito a vederlo e ho detto: Ok, me lo tengo per dopo, facciamoci una reaction. Perché questa è una delle mie grandi passioni: la produzione di massa. Spero di aver, tra virgolette, aperto. Gli occhi anche a voi, e eh, non so, sono cose che a me intrippano molto. Se è stato così anche per voi, se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Seguitemi su tutti i miei social network, come sempre, il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione. Cliccando qui e là, ti potete raggiungere altri miei due video, e invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate, siete dei grandi. Io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video.